l'idea di troppa libertà. Gente di noi che se ne va, dove il mare che se ne va. Gente che sarà, che non c'è più. Buonasera signor sindaco! Michele! Oh Michele! Siamo. Ciao! Proviamo di avvicinarci tutti quanti al palco! Dov'è? 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 Oh, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ti voglio qua! Antonio, ti voglio qua, fianco a me! Gente di mare! I ragazzi della squadra del Termo mi sono pregati di venire qui un attimo sotto il palco, che cominciamo subito, dai! Così sappiamo che avete bisogno anche di rifocillarvi un po' dopo le fatiche. Vieni qua Antonio, quanti anni è che siamo qui sulla cresta dell'onda con questo Termo di calcio? Sono tanti tanti anni e siamo ancora qui con voi! Forza Termo! Beh, questa ci vuole, we are champion. Beh, certo. Raga, però domenica prossima che facciamo? È finito qua. Ci tocca ricominciare. Domenica prossima siamo tutti al mare che inizia l'estate. La squadra del Termoli dov'è? Si può avvicinare qui sotto il palco che cominciamo subito a presentarveli uno a uno i nostri ragazzi. Salutiamo anche gli amici che hanno vestito in giallo rosso, Salvatore Cardamone, abbiamo Nicolino Dipinto, Giorgio Brandivante, da qualche parte l'ho visto prima. Saliamo sul palco, dai! Oh ragazzi, un momento di attenzione! Facciamo, mentre stanno salendo, come a salire, l'applauso che cresce! Eccoli qua, i nostri ragazzi del Termo di calcio, eccoli, stanno arrivando un attimo, ci dicono di aspettare ancora un secondo, arriva il mister, allora aspettiamo un altro secondo perché deve arrivare il mister e il capitano, purtroppo c'è il problema dei parcheggi qui, è un disastro. Non so se c'è già Luca Paccherotti e Fabrizio Tondo Donati, e intanto ci sono anche i fuochi d'artificio, dai, se ci sono qua in zona già possono venire qui. Oh, abbiamo anche i fuochi d'artificio, benissimo. Ecco Gianluca Paccherotti che lo vedo, e Fabrizio Tondo Donati e
che nostalgia, ragazzi. Gianluca, come promesso, ti ho fatto venire anche Fran Di Matte, eh? Hai visto? Eccoli qua. Questi ragazzi ci hanno a noi quando eravamo ragazzi come loro, ci hanno fatto sognare loro. Eccoli qua. Guardate che belli. Siete belli come il sole. Dai! Siete belli come il sole anche se c'è la luna stasera. Eccoli qua. Dai, forza, forza, dai, dai, su, su, vi voglio sentire. Il tecnico e altri sono a Medusa, stanno arrivando. Della cultura Michele Barile, Francesco Roberti, sindaco, e Alberto, dottore Alberto Montano, presidente onorario. Allora, sindaco, Termoli che torna nei quartieri alti del calcio nazionale. Oggi è una bellissima festa e devo dire che questo ringraziamento va al presidente del Termoli Calcio, al DS del Termoli Calcio, ma soprattutto a questi ragazzi che veramente ci hanno messo il cuore e vanno. È stato sindaco, riuscimo a portare il Termoli in Serie D. E allora, squadra che vince non si cambia, e devo dire grazie Alberto. Vabbè, infatti gliel'ho detto anche prima, Alberto. Alberto, quando c'eri tu sindaco, il Termoli con Vincenzo Cosco raggiunse 80 punti. Oggi purtroppo il record non l'abbiamo battuto, ma siamo contenti comunque, perché anche in questo caso con te, in, diciamo, in zona calcio, il Termoli è tornato in Serie D. Noi siamo felici intanto di vedere questa piazza, questi ragazzi, questi giovani. Questo passaggio in un campionato in Serie D, abbiamo necessità di fare di Termoli una grande forza, una grande squadra, una grande città, e credo che insieme a tutti quanti, stando tutti uniti, riusciremo a farlo. Grazie all'amministrazione, grazie al sindaco che c'è stato vicino e all'assessore Barile, abbiamo fatto tutti squadra. E dobbiamo ringraziare soprattutto Flaviano Montaquila, il presidente del Termoli, che avremo qui comunque qualche minuto, salirà sul palco, perché si è impegnato molto e soprattutto si impegnerà l'anno prossimo per fare di Termoli una squadra vincente come quella di oggi. Assessore Barile, è qui l'assessorato tuo alla grande. Questo sport è uno spettacolo, quindi doppia gioia. Assolutamente sì, guarda, una festa, veramente un orgoglio, devo dire, veramente non me l'aspettavo una cosa del genere, nessuno credo che se lo aspettava all'inizio della stagione, come diceva giustamente il presidente onorario Alberto Montano. È stata un'annata piena di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni. C'è un,
i motivi di festeggiare sono plurimi, perché questi ragazzi sono stati capaci veramente, al di là della promozione in Serie D, che penso che sia l'aspetto principale, ma sono stati capaci veramente di ricreare questo ambiente. Il pubblico che vediamo qui questa sera, sono stati capaci di riportarli allo stadio, di rifarli affezionare nuovamente al calcio. Termoli se lo meritava davvero. Speriamo di poter continuare a lavorare veramente insieme, in sinergia, come è stato fatto anche quest'anno. Speriamo bene. Benissimo, indubbiamente sì. Però un ringraziamento va soprattutto a questa tifoseria, perché li avete sempre spronati e siete sempre stati vicino a questi ragazzi. Un ringraziamento va anche e soprattutto a voi per quello che avete fatto ogni domenica, agli ultra del Termoli, che è parte integrante di questa squadra. Non li hanno mai lasciati soli, ragazzi, anche in tutte le trasferte si sono fatte, perché davvero siete stati commoventi. Avete riportato l'entusiasmo in una città che ultimamente non è che ne aveva tanto nel calcio. E voi va solo questo vostro grandissimo merito. Chi c'è? Presidente, ecco il presidente. Attenzione, adesso qui bisogna fare un boato. Un bel applauso. Un applauso ai presidenti d'Aquila. Eccolo qua, il giovanissimo presidente. Presidente, venga qua. Si faccia abbracciare dai suoi tifosi. Questo è stato lui l'artefice di quando giunse d'estate, ci promise la Serie D, ci promise un campionato. E devo dire che è stato di parola. Presidente, allora, cosa ne pensa di questa cosa? Ma anche in B. Adesso non cominciamo, va bene lo stesso comunque. Vabbè, due parole bisogna dirle a questi ragazzi, perché davvero sono stati entusiasmanti, ma come siete stati bravi anche voi. Allora, innanzitutto sono veramente commossi, io non sono abituato a una piazza del genere e sono, diciamo, esterrefatto. Ma vorrei dirvi che nello stesso tempo incombe su di me una responsabilità importante, lo dicevo all'amministrazione comunale. Sono orgoglioso. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Per l'anno prossimo, come siamo messi? Non li carichiamo troppo. No, siamo messi che stiamo in Serie D, abbiamo fatto un percorso incredibile. Ci aspettavamo che raggiungessimo questo obiettivo in 3 anni. L'amministrazione con la quale ho interloquito lo sa, ma lo abbiamo raggiunto per prima, quindi voglio dire, siamo aperti a tutte le... Per la città! Presidente! La domanda di quel tifoso, mi sembra che sia... Ma per la città! Noi vogliamo andare oltre! Assolutamente, infatti la D è soltanto in questo momento un punto di partenza, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti, cioè è importante che quello che abbiamo visto oggi deve essere continuato. Ho visto una motivazione straordinaria dalla città, quindi dobbiamo continuare tutti quanti insieme, a partire dal primo cittadino all'ultimo, anche se non ce ne sono di ultimi cittadini, voglio chiarirlo, insomma. Il primo cittadino ci ha dato già tanto. Il grande sindaco Roberti ci ha aiutato tanto. Il grande sindaco. Faremo tanto. Voglio soltanto aggiungere una parola. Grazie per il supporto, grazie di essere tornati allo stadio, continuate più forti di prima, io sono con voi e spero che voi siate insieme a noi, grazie. Grazie a lei presidente e naturalmente a tutto il suo staff. Allora, è arrivato, siamo arrivati? Due minuti arrivano, è il parcheggio, quindi allora i ragazzi sono pronti e allora... Vogliamo, intanto che aspettiamo il mister, sta arrivando, sta parcheggiando, un minuto, vogliamo cantare qualcosa? Dai, metti un po' di luce.